costa, il calcio costa, il calcio per poterlo praticare a certi livelli costa. E siccome io cerco di individuarla, ma oggi non la riesco proprio a individuare, la signora Giancarla, la fissa lady del calcio del Santo, io almeno so che lei oramai è stata così presa da questo sport che ogni sera non va a addormentare il marito, perché pretende dal marito sempre la squadra più forte per andare sempre su. E state tranquilli, per lei non permetterà mai al marito e all'amico di potersene andare a Caserta, a Frignano, a Salazar. Bravo! Io quello che stiamo dicendo, forse per non lo sapete, è registrato. Ogni volta che si parla in consiglio comunale con i microfoni si registra tutto, perché poi tutto deve essere messo, eventualmente ce ne fosse bisogno, a disposizione dell'autorità giudiziaria. È registrato quello che dico io. L'amministrazione comunale, nella figura del sindaco, coinvolgerà la politica locale. Uno, per sistemare il campo che abbiamo. Secondo, per portare avanti questo progetto di cittadella dello sport. Caro Giovanni, permettimi di non chiamarti presidente, caro Alfonso, se qualcosa non dovesse andare per il giusto verso, voi avrete modo di segnare nome e cognome di chi è d'accordo o non è d'accordo. Ma perché dico questo? Perché c'è qualcosa che, tu mi hai fatto una domanda, qualche politico osteggia la squadra di calcio? Fino a questo momento mai nessun politico, e te lo posso giurare e sottoscrivere, ha osteggiato la squadra di calcio. Però vedi, oggi probabilmente alle 5 erano impegnati per altre cose, ma questo capita anche nella politica, credimi, nei momenti più importanti per questa città, nei momenti dove vorresti trovarteli tutti vicino per darti quel conforto, quella forza per poter dare quella cosa in più, è come se si scompiassero come un palloncino che a un certo punto senti fare fio, e si scompia. Però al momento giusto, quindi l'amministrazione sistemerà il campo a giorni e facciamo in modo tale che il campionato inizi regolarmente nella nostra città. Secondo, caro Rotondo, caro assessore De Cristofaro, cari assessori ancora presenti, consiglieri comunali, facciamo in modo tale, date una mano al sindaco, che questo progetto possa andare avanti e non possa trovare. È chiaro che, caro Giovanni e caro Alfonso, che nel momento in cui tutto questo si dovesse realizzare, io vi dovrei ringraziare per la seconda volta. La prima volta, quando avete fatto in modo che nella città di Aversa non scomparisse il calcio. E questa è storia, questo si ricorderà per tutta la vita. Siete stati chi ha salvato il calcio ad Aversa. Poi, seconda storia, quelli che ha portato il calcio aversano nella serie dei professionisti. Terzo, il mio sogno con voi, ripeto, io sogno e voi mettete mani alla tasca, è stato sempre quello di arrivare in una categoria particolare dove anime, 3.000, 4.000, 500, 5.000 anime, parlo del Chievo, tanto per fare un esempio, è chiaro, sono riuscite addirittura a cattare i campi di Serie A. Io non spero intanto, ma con voi ho la vaga impressione. Cosa dobbiamo fare allora? Voi ne siete 200, ne dovete diventare 600. L'altro giorno mi pare che qualcuno si lamentasse della cosa che avete fatto, del corteo che avete organizzato. Anche io sono d'accordo con voi, però basta fare tanti complimenti. I complimenti io li faccio a voi quando vi comportate come avete sempre fatto sul campo, vi comportate bene, quando fate gemellaggi con altre squadre, quando chi viene ad Aversa sa di trovare dei tifosi sereni, tranquilli, onesti e per bene. E quello pretendo, però ne siete 200, ne dovete diventare 400, poi ne dovete diventare ancora di più 600 e fate la vostra parte. Imprenditori, vanno preso
me l'hanno presa, perché non è facile prendere. E allora bisogna non fermarsi mai, anche se la speranza è poca. È quella che è. La cultura, hai avuto ragione tu. La cultura è così. È vero, dice, ad Aversa qualcuno che ti ha risposto a quella lettera è andato avanti sempre con i mecenati di turno. Però guarda caso, i mecenati di turno quest'anno sono rappresentati da due personaggi, cui Aversa ce la vede nel sangue, e questo è quello che ci fa. Però ripeto, andiamo avanti su questo fronte, mi farebbe piacere che venissero proposte anche da parte dei tifosi, di qualche professionista che è presente, di qualche imprenditore che è presente, però tutti insieme ci dobbiamo impegnare. Io penso di aver fatto, non solo in questo campionato, perché noi ricordiamo il campionato per campionato, presso il vostro studio, a volte veniamo là per evitare che qualcuno possa pensare, ma usine che io presidente, ma che stanno facendo insieme, no? Ci nascondiamo pure per paura che possano pensare qualcosa di male, no? Ebbene, ci siamo incontrati tante volte, perché loro hanno bisogno di sfogarsi.